lanciamercato.com, ben ritrovati da Stefania Catania con la nostra rubrica Gossip Girl. Hey gossip, che infiamma l'estate, quello tra Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic. Ma i due stanno insieme oppure no? C'è del tenero oppure no? Inizialmente era una cosa legata a uno sponsor in comune tra video di TikTok e Instagram, ma poi dalla Svezia ci sono arrivate voci di crisi tra Zlatan e la moglie, che infatti purtroppo non era con lui durante le vacanze, ma è apparsa Diletta Leotta, che invece era in Sardegna con le amiche, lui col suo yacht gironzolava sulla Costa Smeralda. I due si sono incontrati a cena al ristorante Cool Sottovento e pare che fossero in atteggiamenti sicuramente di grande amicizia. Crisi forse passeggera, se speriamo, tra Melissa Satta e Prince Boateng. I due, una crisi di 3 anni fa, l'hanno superata per amore del figlio Maddox. Ad oggi lei era in vacanza, se le divertiva con le amiche un pochino troppo, non faceva nulla di male, ma forse preferiva la compagnia delle amiche a quella del marito, per cui lui l'ha raggiunta dalla Turchia e ha scritto un bellissimo post in inglese che vi riassumiamo nel concetto che lui la ama e se lei ci sarà, lui per lei ci sarà sempre. Chi non ha superato la crisi di coppia è stata Michela Quattrociocche con Alberto Aquilani. I due si sono infatti separati, ancora non hanno voluto dare le motivazioni per rispetto dei figli e della famiglia che avevano costruito insieme, però lei parrebbe impegnata in una relazione nuova in via di conoscenza con un imprenditore napoletano e lui si è dedicato agli amici. Una bella foto di divertimento sulla barca di Boateng con commenti da tutti i bomberoni del nostro calcio di Serie A e la didascalia "saremo sempre sempre e solo ragazzi". Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez invece fanno un'estate di copia sul loro nuovo yacht comprato a inizio estate. Lei sa di essere fortunata per le possibilità e per avere soprattutto accanto l'uomo che ama e lo scrive: mi sento molto molto fortunata. Saranno fortunati sicuramente i protagonisti del nuovo GF VIP. Tra i nomi che piacevano di più al pubblico sicuramente c'era quello dell'influencer Ludovica Pagani, che tutti avrebbero voluto vedere anche sotto le telecamere televisive oltre che sui social e in radio, ma lei ha chiaramente smentito che per il momento non parteciperà a Grande Fratello VIP, così come ha fatto l'ex Inter e Bari Nicola Ventola. Pare invece confermata la partecipazione di Enoch Barua, il fratello di Mario Ballotelli. Insomma, dormiranno, mangeranno, vivranno sotto le telecamere. Dormire, mangiare e abbronzarsi anche il nuovo diktat di Anaki Molinar, la compagna del difensore della Juventus De Ligt, che ha dato le nuove 3 regole dell'estate. E noi continuiamo a approfondire però quelli che sono i gossip, perché ce ne sono veramente tantissimi, dagli incontri che ci sono stati per esempio tra Zaniolo e Fedez, che hanno fatto una bella serata anche con le rispettive fidanzate, con Sara la compagna di Zaniolo, proprio di divertimento, e si sono ritrovati. C'è chi spaparazzato si guarda la partita su maxi schermo, vista anche mare, che è Theo Hernandez, difensore del Milan, e c'è anche chi come Buffon ironizza e dice: pensate che io sia il Maurizio, se no sono in Lunigiana con la mia famiglia, con l'Adamico e con i figli avuti in parte con lei, in parte con la sua ex Alena Seredova. Insomma, il gossip e calciomercato, voi lo sapete che non dormono mai, quindi noi vi aspettiamo qui al prossimo appuntamento. Ciao!